La chiesa in Sri Lanka, con i suoi colori e il suo dinamismo gioioso, è in festa per la proclamazione del suo primo santo, Giuseppe Vass, che spese la vita a servizio degli ultimi per amore del principe della pace. La piccola comunità cattolica che da ieri ha accolto con semplicità e calore il successore di Pietro ha gremito il Gale Fies Green, dove Papa Francesco ha celebrato la canonizzazione a 20 anni dalla beatificazione proclamata da Giovanni Paolo II nello stesso luogo e sul medesimo altare. Papa Bergoglio ha invitato tutti a seguire l'esempio del sacerdote oratoriano, soprattutto nell'impegno per la pace, la giustizia e la riconciliazione. Nel corso dell'omelia, davanti alle migliaia di persone che si sono riversate in riva al mare sin dalla notte, il pontefice ha ricordato in particolare 3 aspetti di questo sacerdote esemplare. Un discepolo che è uscito nelle periferie per far conoscere e amare Gesù Cristo ovunque, pur nella persecuzione interna ed esterna. Un uomo che ha dimostrato l'importanza di superare le divisioni religiose nel servizio della pace, un sacerdote arso dallo zelo missionario. L'autentica adorazione di Dio, ha concluso il Papa, porta non alla discriminazione, all'odio e alla violenza, ma al rispetto per la sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la libertà degli altri e all'amorevole impegno per il benessere di tutti.